Quando vinci ti lamenti. Fabbri, l'arbitro più scarso della Serie A. Fabbri, l'arbitro più squallido della Serie A. Rigore non dato. C'è un 10% che magari di persone che hanno dotate di cervello che magari non l'avrebbero dato. Ok, ma il 90% quello è il rigore tutta la vita. Per il fallo di mano di Ayatollah sul tiro di Mkhitaryan che l'aveva messa all'angolino. Ok. Gol annullato da Lautaro Martinez per aver appoggiato una mezza mano morta, veramente ha dimostrato che l'arbitro ha dimostrato due cose, che Fabbri è l'arbitro più scarso della Serie A e si vede pure dalla bavetta, gli puzza pure il fiato quando parla, si vede quando infatti i giocatori nessuno gli va troppo vicino, gli rimangono a debita distanza. Uno, due, ha dimostrato questa partita che se meriti di vincere o se, che oggi l'Inter non ha fatto granché, però non ci interessava, abbiamo recuperato punti alla Juve, abbiamo recuperato punti al Milan, mi dispiace non averli recuperati al Napoli, però ha dimostrato che se fai un gol più dell'avversario, la partita, arbitro o non arbitro, la porti a casa. Quindi, minimo sforzo, massimo risultato. Ho visto qualche calciatore che ha giocato in maniera molto diligente, tipo il super Matteo Darmian, che ci ha difeso magnificamente gli ultimi 3 minuti, perché il Verona ha attaccato 3 minuti di partita, ragazzi, gli ultimi 3 minuti. Ho visto giocatori che hanno tirato un po' il freno a mano in vista della Supercoppa e vi dico un'altra cosa, hanno fatto benissimo, bastardi stiamo arrivando, quindi iscrivetevi al canale, attivate la campanella, lasciate un bel like ragazzi, non ho nulla da aggiungere testa, ma è già una settimana che è proiettata alla Supercoppa, lo so che non è giusto perché dovevamo vincere con il Monza, dovevamo vincere con Verona e abbiamo vinto, Fabbri ti puzza al fiato e sei l'arbitro più scarso della Serie A. Viva l'Inter, ragazzi, mi raccomando, testa la Supercoppa.